Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di creazioni, oggi fatto all'aperto e niente, quindi adesso cambiamo inquadratura, però prima di farvi vedere tutte le creazioni e sperimentare questa nuova inquadratura, questa nuova location per farvi vedere le creazioni sperando che le pietre si vedano un po' meglio, vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti, vi dovete iscrivere al canale, attivare la campanella, lasciare un like, lasciare un commento e soprattutto, se vi va, venite a seguirmi su Instagram, sul mio profilo. Nella descrizione del video e anche del canale, comunque, trovate il link della mia pagina creativa Bonbon and Made, che trovate sia su Instagram che su Facebook. Quindi andate a iscrivervi, mi raccomando, a seguirmi, così magari c'è anche qualche spoiler. E questa settimana, da venerdì fino a mercoledì, quindi iniziamo questo venerdì e finiamo mercoledì la settimana prossima, siamo alla festa di Palida, la Fair de la Pepa a Palidano di Gonzaga. Quindi mi raccomando, non mancate, c'è un calendario ricchissimo di eventi. Vi metto la locandina qua, poi ve la metterò anche a fine video se riesco. E niente, cambiamo inquadratura e vediamo le creazioni. Eccoci qui. Allora, oggi vi faccio vedere un po' di collanine che sono andate a Aruba e quindi ho dovuto rifarle. Allora, partiamo da lei. Guardate che carina. È veramente, veramente, veramente bellissima. Allora, mi sono messa a registrare all'aperto sperando che si vedesse meglio la pietra. Vediamo. Allora, questa dovrebbe essere, se non ricordo male, un quarzo fumé. Molto carino. E ho fatto questa lavorazione semplice qui. Sempre con questo colore verdino acqua, poi ne ho creata un'altra. Anzi, ve le lascio qua così le vedete. Poi la lavorazione del cordino è sempre con il nodo scorrevole che regola la lunghezza, che la tiene chiusa e tutto quanto. Allora, quarzo fumé. Poi c'è questa meravigliosa, sempre verde, però vedete che la lavorazione è diversa. C'è questa bellissima agata muschiata, che è veramente meravigliosa. Guardate che bella. Stupenda. Una pietra veramente bellissima. La lavorazione qua, come vedete, è un po' diversa. Vedete? Ok. Poi, sempre su questi toni semplici, qua c'è un'ametista qualità extra. Vediamo se riesco a farvela vedere. No, non si vede un tubino, però è un'ametista. È un'ametista che ho fatto col blu notte. E anche qui la lavorazione qua della chiusura è differente. Poi adesso mi piace un sacco fare le chiusure sul retro un po' lavorate, quindi qua l'ho fatta un po' così, qui l'ho fatta così, qui l'ho fatta semplice, quindi niente. Poi passiamo a questa che ho fatto sul bianco. Questa è una pietra nuova, si chiama lavrichite. E poi gli ho messo una perlina di ossidiana. È bellissima questa, veramente stupenda. È una pietra che a me ricorda un po' la labradorite, però è diversa. In video, come al solito, non si rende un tubo, però vi assicuro che è molto molto bella. Bella bella. Poi passiamo se mi si sono intrecciate. Pardon moi. Passiamo al verde smeraldo con questa bellissima howlite bianca. Antonio non ha apprezzato molto la scelta del colore del cordino, ma a me piace veramente tantissimo. E la mettiamo qui. Poi, sempre con il verde smeraldo, questa è un'agata indiana. Guardate che bella che è questa agata indiana, veramente meravigliosa. Che peccato che in video non rendano, ma è veramente bellissima, bellissima, bellissima. Poi, l'ultima di queste creazioni, ho fatto anche l'ametista così, con il cordino panna, e mi piace un sacco.
E se i vicini evitassero di correre così con le auto sarebbe meglio. Va bene, ecco qua. Poi una collana che ho fatto un po' più grandina, diciamo, con una lavorazione più importante, il pezzo forte forse di questo video, è questa. C'è stato uno spoiler su Instagram, quindi andate a seguirmi su Instagram se ancora non lo fate. Guardate che meraviglia. Ecco, per rend farvi rendere conto della differenza. Questa è molto molto bella. Molto 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 bella, sono innamorata. La pietra è tonda e a me piace un sacco. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché secondo me è meravigliosa. E poi vi faccio vedere l'ultima cosa per questo video, che sono un paio di orecchini che ho provato a fare. Poi mi direte voi se vi piace, se vi piacciono o no. E sono questi bellissimi orecchini molto semplici. Ah, cavolo, si vedono pochissimo. Sono due occhi di Santa Lucia o di Shiva. Per me sono meravigliosi. Ditemi voi cosa ne pensate perché io li adoro. Sono veramente molto molto belli e molto molto fini. Questo è il retro e questo è il davanti. Oddio. Molto belli. Molto molto belli. Eccola, è arrivata la Sofia. È arrivato un gatto. È arrivato un gatto. Ok, ragazzi, cambiamo inquadratura così passiamo ai saluti finali come al solito. Sofia? Sofia? Vieni qua, Sofì. Vieni. Vieni. Non è molto convinta. Ciao Sofia, salutali in camera. Sofì. Guardatela la Sofia. Sofì, saluta in camera. Sofì. Non vuole. Lei è la Sofia, si dice ciao, io sono la Sofia. Ciao. Ecco, ci sei vista. Chi è quella lì? Chi è quella lì? Amore. Si è un po' spaventata, mi sa. Chi è quel gattino lì? Sì? Vuoi tornare su? Allora, ragazzi, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Oh, amore. Sì. Dove vai? Vuoi andare giù? Via! È andata. Allora, no, mi stavo perdendo. Vi devo ricordare l'appuntamento. Quindi da venerdì fino a mercoledì mi trovate alla Fiera della Peppa del Magnan con queste creazioni e anche altre che non vi ho ancora fatto vedere. Quindi vi aspetto là, vi metto la locandina da qualche parte qua nello schermo dove riuscirò a metterla. Mi raccomando, venite. Lunedì ci sono i Cinefrontera, sono bravissimi, quindi non potete mancare. E io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!